Il nuovo Dipartimento Emergenza Assistenza è stato finanziato con l'accordo di programma stralcio Stato-Regione nella scheda numero 24, per un importo complessivo di 117 milioni di euro, uno dei più ingenti finanziamenti erogati per la sanità nel Mezzogiorno. L'opera è stata appaltata sotto la direzione generale del dottor Valdo Mellone, il quale sottoscriveva, nel luglio 2012, il contratto con la ditta aggiudicataria che avviava accertamenti e rilievi topografici preliminari alle attività di scavo vere e proprie. Dal gennaio 2015 sino all'ottobre dello stesso anno, con direttore generale dottor Giovanni Gorgoni, attuale direttore regionale del Dipartimento della Salute, avveniva il completamento dello scheletro strutturale con copertura dell'ultimo piano e cerimonia della bandiera avvenuta il 14 ottobre 2015. Sotto la direzione della dottoressa Silvana Melli, insediatasi il 1 dicembre 2015, avviene l'ultimazione strutturale con realizzazione della metratura esterna, della tramezzatura interna, l'installazione dei grandi impianti e il montaggio degli ascensori e degli infissi esterni. Il nuovo plesso ospedaliero, che sarà riferimento di tutto il Grande Salento, è stato concepito per rispondere alle attese di emergenza, sicurezza, comfort ed affidabilità, con un'implementazione di tecnologie legate all'area critica. Nello specifico, la struttura è dotata di una tecnologia al servizio della logistica, una tecnologia al servizio dell'attività assistenziale, quindi sale operatorie e terapie intensive, ed infine dei sistemi operativi ad alto contenuto tecnologico per quanto concerne la diagnostica. L'obiettivo finale è armonizzare tecnologia e umanizzazione rispondendo sia alle necessità del singolo cittadino e della comunità che alle richieste dei medici, infermieri e dirigenti. La nuova struttura risponde ai noti principi del decalogo dell'ospedale modello, fra i quali umanizzazione, organizzazione, interattività, appropriatezza, affidabilità ed innovazione. Con il nuovo edificio, l'intero polo ospedaliero viene ripensato nel suo funzionamento complessivo e l'attuale direzione strategica ha individuato nuovi percorsi diagnostico-terapeutici rispondenti alle relative esigenze di coordinamento ed integrazione fra unità operative e servizi, tenendo conto delle appropriate soluzioni organizzative e relazioni funzionali. La costruzione si compone di 5 piani fuori terra e di 2 piani interrati. Nella realizzazione sono stati usati i più innovativi sistemi di ingegneria sismica, in quanto l'intera struttura è posizionata su adeguati supporti elastici detti isolatori sismici, dispositivi innovativi che servono ad isolare l'immobile preservandolo dagli effetti di un eventuale terremoto. L'edificio è stato ideato in linea all'esigenza di attuare una più consona ridistribuzione della tipologia di posti letto che privilegi quelli di terapia intensiva e subintensiva rispetto a quelli di ricovero ordinario nei reparti. Sono previsti 213 posti letto di ricovero ordinario, 54 di terapia subintensiva, 64 di terapia intensiva, per un totale di 331 posti letto.